Michele era un ragazzo molto vivace, ma di un animo veramente buono. Aveva tanti amici, andava d'accordo con tutti e penso che si sentirà molto la sua mancanza. Era tra i ragazzi un po' più birichini, non tra quelli calmi, però era comunque un ragazzo solare, gli occhi sempre sorridenti. E in genere quando c'è l'ora di religione, molti alunni tendono a pensare a rilassarsi, invece quando iniziavamo un discorso lui era sempre pronto insieme ai compagni a fare domande, quindi erano interessati. Noi abbiamo subito intuito che se rimaniamo uniti come classe, come amici, forse troveremo il modo di rientrare in classe. Poi rientrati in classe, certo, come studenti, io credo, ma anche come cittadini, come giovani cittadini, dobbiamo anche dare un segno, ma in collaborazione con le istituzioni, proprio perché giovani che intendono avere un'isola migliore, cioè che non si ripeta più una strategia del genere, perché è assurdo svegliarsi una mattina verso le 9, 9 e mezza, sapere che dalle 4 di quella stessa mattina un compagno di classe che si era stati, ecco, insieme il giorno prima, sta sotto le macerie insieme alla famiglia e poi subire un'angosciante agonia di notizie vere, false, di una morte già data per certa, poi smentita per 2 giorni senza avere una certezza. Sarà molto difficile riprendere le attività scolastiche e speriamo nel supporto di qualche figura esperta che ci possa aiutare a tutti a stare vicino a questi compagni che hanno chiaramente subito una perdita gravissima e alla loro età non è facile elaborare questi lutti, soprattutto quando derivano da circostanze così tragiche che ci hanno colpito.